Dalla ricerca e dalla grande attenzione di Padana Sementi nei confronti dell'ambiente nasce Natural Garden, una linea di semi per un prato sostenibile a 360 gradi. Scopriamola insieme in questo nuovo video. Ci sono voluti ben 3 anni per mettere a punto questi 2 nuovi miscugli. 3 anni di ricerche, selezioni e prove pratiche sul campo effettuate in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova. Ma andiamo con ordine. L'obiettivo era quello di realizzare un prato sempre di elevata qualità estetica, ma allo stesso tempo molto resistente sia al calpestamento che alle alte temperature, nonché alle malattie ed alla siccità. Che richiedesse poca acqua, poca manutenzione e poche concimazioni. In un'unica parola, un prato più sostenibile, sia per noi che per l'ambiente. Diciamo che era un obiettivo particolarmente difficile da raggiungere. Il primo passo è stato quello di selezionare tra le cultivar di ultimissima generazione quelle più promettenti. Una volta individuate le varietà più performanti, era però necessario potenziarle per accelerare sviluppo e germinazione anche in condizioni di scarso apporto idrico. Sono state quindi messe a punto 2 nuove tecniche di concia del seme, 2 nuove confettature chiamate AquaCot ed ActiveCot. Il passo successivo è stato quello di testare fisicamente le cultivar selezionate. Molte erano di provenienza estera, quindi anche se ottime sulla carta, ne andava testata l'effettiva resa sul nostro clima e sui nostri terreni. La prova è durata per ben 2 anni, 2 anni tra l'altro estremamente difficili, caratterizzati da lunghi periodi di siccità e temperature di gran lunga sopra le medie, quindi ne è scaturito un test particolarmente impegnativo. Al termine della prova, le varietà più performanti e con i punteggi più alti sono entrate in produzione ed oggi le ritroviamo all'interno di questi 2 nuovi mix di ultimissima generazione, il Nature Fast ed il Nature Strong, ed ora li andiamo ad analizzare in dettaglio. Iniziamo dal Nature Fast, velocità e resistenza, un connubio estremamente difficile da realizzare. 30% l'oglietto strisciante, 70% festuca rundinacea di ultimissima generazione. Andrà a formare un tappeto a tessitura fine e dal colore verde intenso. Ideale nelle zone soleggiate, tollera comunque bene un'ombreggiatura parziale ed i momentanei ristagni idrici. Questo mix avrà anche un'elevata velocità di recupero dagli stress. Sono semente confettate con tecnologia ActiveCot, un particolare rivestimento che protegge dalle malattie fungine e stimola la formazione dell'apparato radicale. Ed ora passiamo al Nature Strong, qui troviamo la massima resistenza a siccità, malattie ed alte temperature. 100% festuca rundinacea di ultimissima generazione, formerà un tappeto a tessitura medio-fine, ideale ovviamente nelle zone soleggiate, anche se tollera bene un'ombreggiatura parziale. Questo mix è altamente consigliato anche per la rigenerazione di prati danneggiati. Sono semente confettate con tecnologia AquaCot. La tecnologia AquaCot consiste in un rivestimento che assorbe rapidamente l'acqua e la rilascia in caso di necessità, permettendo di avere piante più resistenti e competitive nei confronti degli stress ambientali. Ed ora veniamo alle modalità di semina e manutenzione di questi 2 miscugli. La semina andrà effettuata con temperature che vanno dai 18 ai 28 gradi. Al momento della semina è consigliato aggiungere il concime organo minerale Fertig Sowing nella quantità di 35 grammi per ogni metro quadrato, mentre per il mantenimento del prato maturo saranno necessarie solamente 2 concimazioni all'anno, da effettuare in primavera ed in autunno con l'apposito concime Fertigo nella quantità che varia dai 40 ai 50 grammi per ogni metro quadrato. Potete regolare la quantità in base al grado di sfruttamento del vostro prato. La dose di semina varia dai 35 ai 50 grammi per il Nature Fast, dai 50 ai 70 per il Nature Strong.
Ed ora vi svelo una piccola curiosità su questi due miscugli. Solitamente sul fondo della confezione, sull'etichetta, troviamo indicate con precisione le cultivar, le varietà che compongono il mix. Ma su questi due particolari miscugli non le troveremo. Troveremo un'indicazione generica di Festuca rundinacea oppure l'oglietto perenne, ed il motivo è molto semplice. Le cultivar innovative contenute all'interno di questi due miscugli sono frutto di lunghi studi, prove e ricerche operate da Padana Sementi, ed indicarne precisamente il nome sul fondo della confezione non sarebbe una scelta molto saggia, poiché così facendo chiunque potrebbe individuarle con esattezza e replicarle, e questo ci dà un'idea della grande innovazione contenuta all'interno di questi due miscugli. I formati disponibili sono due: sacco da 5 kg oppure scatola da 1 kg, per venire incontro a tutte le esigenze personali sia di semina che di trasemina. Bene, per il momento mi fermo qui. Sicuramente parleremo ancora in futuro della linea Natural Garden di Padana Sementi, che sinceramente non vedo l'ora di provare sul mio prato. Ora non mi resta che invitarvi, come sempre, a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul mondo del giardinaggio. Grazie per aver guardato, al prossimo video!